Pubblicità. Oakley, nuova pubblicità con Walter Infinito, la musica di Van Helis, colui che compose la colonna sonora di Blade Runner. Van Helis, ti abbraccio. E qui sono gli Oakley a specchio blu. Oggi sono finalmente a casa, relax totale. E cosa voglio dirvi? Voglio dirvi questo, che la bellezza di essere liberi ogni tanto è quella di poter prendere la moto, chi ce l'ha, o la bici, o le gambette, e correre in quel del vento, in quel del mondo. E poi ancora liberi, con questi occhiali bellissimi, e voglio dire alla Oakley che io sono davvero felice. Io gli Oakley ho altri modelli. Uno me lo rubarono. Pensate, ma se vi racconto questo voi non ci crederete. Io ero responsabile della sicurezza di un'azienda importante, che non dico, mi occupavo del presidente, titolare dell'azienda, e della sua famiglia. Lontanissimo tempo, 2011, 2012, 2013, ecco, quelli erano gli anni, chi mi conosce sa di cosa sto parlando, e in quell'azienda, incredibile, io dimenticai gli occhiali Oakley bellissimi, neri, con lo specchio giallo-verde, più che altro sul verde, ecco, più che sul giallo, e su un mobile dell'ufficio della segretaria personale del presidente. E udite, udite, gli occhiali sparirono. Magicamente. Io chiaramente compresi chi fu l'autore, l'autrice in questo caso del furto, sicuramente la donna delle pulizie, perché era l'unica che aveva le chiavi e alla sera apriva, puliva gli uffici del presidente e della segretaria e poi richiudeva tutto. Nessuno aveva questo onore e allora lei, ho detto, è stata lei. Però decisi di non fare nulla, di non insomma creare un polverone, lasciai perdere. Difatti quella fanciulla pochi giorni dopo venne licenziata. Chissà perché e chissà cosa fece per essere licenziata. Ma io già la vidi che era un po' strana. Una ragazza, una donna giovane, però probabilmente aveva bisogno di soldi e i miei occhiali disse che belli. Comunque, io lasciai perdere tutto. Ma tanto il karma esiste. Difatti, lei perse il lavoro. Probabilmente per furto o qualcos'altro di molto simile e analogo. Detto questo, io le auguro il meglio, anche se mi ha rubato gli occhiali. Perciò, fanciulla, spero tu stia bene. Un bacio abbraccio. La Oakley, così sta questa storia. E quegli occhiali che io amo follemente, li indossavo durante il servizio di sicurezza per Bonovox, U2 con Alessandro, The Brother. Difatti in quelle foto con Alessandro a Pinerolo, durante quei mesi di servizio d'estate 2010, io avevo quegli occhiali bellissimi della Oakley e poco dopo iniziai il lavoro nuovo da responsabile sicurezza. Qualcuno disse bodyguard, ero l'intelligence della sicurezza della famiglia, eccetera, 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 eccetera. Questo è un racconto per la Oakley, per dire che da quel giorno quegli Oakley li comprai, dico anche la pubblicità, da Milanesio. In Corso Peschiera, se non vado errato, non so se c'è ancora Milanesio, ed erano bellissimi. Allora ne ho comprati poi altri nel frattempo, ma questi sono arrivati oggi e sono bellissimi, sono gli Oakley. Hello? Oakley! Bellissimi, infinitissimi e soprattutto leggeri, trasparenti completamente, avete visto? Sì. Mi sono dilungato, volevo dire cose belle, poetiche, ma questo è un racconto di vita reale e sinuosa. Signori belli, vi abbraccio, Walter Infinito, con Dolcezza e Comprezza e con Van Helis, che continua a suonare. Oh, che bellezza la musica. Io amo la musica come amo le stelle, come amo l'universo, perché la musica è fatta di stelle ed è cosparsa di anima e di luce, quella luce eterna che suona l'armonia e la corona sonora dell'eternità. Eh sì, anime, o vi bacio!